Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video che mi avete richiesto veramente in tanti. Infatti sono state enormi le difficoltà che abbiamo avuto un po' tutti nel trovare un metodo che fosse consistente per finalizzare all'interno dell'area di rigore avversaria su FIFA 22, al netto di prestazioni dei portieri sensazionali che vanno veramente a fare dei miracoli assurdi mai visti prima. Tra una partita, un test e un altro mi sono accorto che sembra tornata una meccanica veramente forte del passato, dei tempi di FIFA 17-18, che i veterani sicuramente ricorderanno, che è il driven shot, ossia il tiro raso terra, che al momento secondo me è sicuramente il metodo migliore per arrivare a concludere le nostre azioni offensive. Quindi oggi che cosa facciamo? Ci andiamo a guardare innanzitutto come si esegue, quali sono le posizioni migliori per effettuarlo e poi andiamo a commentare tutta una serie di situazioni in game dove io l'ho fatto e che ci mostrano proprio quelli che sono i vantaggi di questa conclusione. Passiamo subito sulla schermata di gioco dove ci attende Cristiano Ronaldo, come potete vedere, pronto all'azione. Driven shot, dunque, vi dicevo, tiro raso terra che in passato si seguiva col doppio quadrato, schiacciando due volte il tasto del tiro. Invece con l'introduzione del timed finishing è stato modificato, ora si esegue schiacciando L1, poi il tasto del tiro a giro, quindi L1 ed R1, e il tasto del tiro, quindi dovete premere tre tasti in contemporanea praticamente per fare questa conclusione. Non spaventatevi perché è solamente una questione di manualità, all'inizio magari vi imbroglierete, ma poi presa la mano vi verrà automatico, non ci penserete proprio più. Perché il driven shot è importantissimo? Avete visto sicuramente quest'anno come i portieri all'interno dell'area di rigore vadano a fare una serie di miracoli pazzeschi, per cui anche se io arrivassi con Cristiano Ronaldo davanti la porta, i portieri quest'anno si dimenano veramente come dei pazzi e danno la vita pur di non farci segnare. Il driven shot invece, il nostro tiro raso terra, che cosa ci permette di poter andare a fare? Ci permette di poter andare a sfruttare tutta una serie di situazioni nei quali i portieri invece vanno a fare delle animazioni strane, in particolare quando ci ritroviamo a tu per tu e in posizioni diagonali. Vedete qui il portiere come ha allargato la gamba senza lanciarci con le mani e facendo passare il pallone. Quindi sicuramente situazioni di tiro in diagonale che sono fondamentali per il driven shot, così come è fondamentale anche un'altra meccanica per il driven shot, ovvero quella del tiro sul primo palo, dove il portiere veramente non ci prova neanche perché il pallone passa radente senza che appunto possa intervenire. Quindi questo per quanto riguarda una primissima infarinatura per farvi capire come si fa e quali sono le zolle, diciamo, del driven shot. Però è chiaro che il tutto diventa molto più facile da capire nel momento in cui io vi faccio vedere tutta questa serie di azioni che vi ho preparato. Qui infatti sono partite che ho registrato durante le live quotidiane sulla piattaforma Viola in questi giorni in Division Rivals, anche contro avversari molto forti, proprio per farvi vedere come questo tiro sia fondamentale. Guardate qui io come vado a costruire questa azione. Faccio arrivare il pallone all'interno dell'area di rigore su Mbappé. In questa situazione qui, quante volte calciando semplicemente con un tiro di potenza quest'anno siete incappati in quella che è la parata del portiere? Penso parecchie, sicuramente. Mentre nel momento in cui io vado a eseguire il tiro raso terra, ovvero il driven shot, guardate quello che succede. Il portiere praticamente cade su se stesso, andiamolo a rivedere, senza la possibilità di poter intervenire. Eppure qui era un tiro anche abbastanza centrale, però è bastato per disorientare l'estremo difensore avversario. Ancora qui ci ritroviamo all'interno dell'area di rigore, sempre con Mbappé, a tu per tu, ancora una volta, stessa identica animazione di prima, con il portiere che praticamente, guardate come collassa su se stesso senza fare un minimo passo. Guardate, io vi traccio più o meno una piccola porzione di campo che il portiere già occupa, e andando a fare il driven shot vedete che il portiere rimane all'interno di quella porzione senza andare ulteriormente a cercare di occupare spazio per parare il pallone. Quindi quando arrivate in quella zona centrale, il driven shot, sia su quello che è il primo palo, come vi ho fatto vedere in questo caso, sia su quello che invece è il palo lungo, come vi ho fatto vedere invece nel secondo gol, perché in questo caso il tiro di Mbappé è a incrociare, sono assolutamente devastanti. Ma non è ovviamente qui finita, perché ve ne ho registrate ancora tante di situazioni. Questa è in particolare una delle mie preferite, situazione dove appunto ci ritroviamo a finalizzare con un tiro sul primo palo. Qui, in questa situazione, qualora andassimo a tirare semplicemente con quadrato, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che il pallone sarebbe probabilmente autobloccato in prima battuta dal difensore, oppure il portiere si andrebbe facilmente a distendere alla sua destra per intercettarlo. Invece il driven shot, guardate qui che cosa ci permette di ottenere come risultato, un tiro che ancora una volta non solo fa fare questa animazione storta al difensore,
Ma poi il portiere va praticamente a svenire su se stesso senza la possibilità di arrivare sul pallone. Quindi questo per quanto riguarda il primo palo. Qui andiamo a vedere poi ancora un'altra situazione di Driven, addirittura un po' più defilato perché sono in una posizione, vedete, che non è centralissima, anzi sono spostato verso destra, verso il vertice alto dell'area di rigore. Qui guardate il portiere com'è ben posizionato. Sicuramente non potete tirare sul primo palo perché il portiere copre tutto. Un tiro normale sarebbe facile preda del pallone in quest'area qui perché tiro a mezza altezza. Io vado a performare il driven shot, quindi L1, tasto di tiro di precisione più tasto del tiro, e guardate il risultato. Portiere che ancora una volta non fa altro che cascare su se stesso senza il minimo tentativo di intervento. Ancora una volta qui palla all'interno dell'area di rigore, qui tentativo del portiere addirittura di spostarlo, ma guardate come sul driven ancora una volta non venga proprio fatta l'animazione della parata, il portiere casca e lì non potete altro che segnare e sfruttare questa situazione. Ancora una volta qui con Neymar all'interno dell'area di rigore, guardate qui come in zona centrale, probabilmente con un tiro normale avrei segnato uguale, ma sapete bene che quest'anno può sempre succedere il miracolo anche quando la porta è spalancata. Invece voi, drive shot, tiro della sicurezza, portiere che casca sempre su se stesso e vi fa segnare. Qua all'interno dell'area di rigore andiamo a vedere un'altra situazione. Perché come potete vedere si è illuminato l'indicatore di Mbappé di verde. Perché ci ho messo anche il timed finishing. Questo poi è un livello diciamo avanzato. Però per farvi vedere come col timed finishing siano ancora più devastanti. Ovviamente timed finishing, che è la finalizzazione a tempo, che si fa schiacciando due volte il tasto del tiro, che sicuramente vedrà un tutorial qui sul canale credo prossima settimana. Però questo potete tranquillamente farlo con il timed o senza il timed. Quindi per chi già è abituato magari facesse il timed sui driven, chi invece non lo fa iniziasse a fare almeno il tiro raso terra per prendere un po' di manualità con la meccanica. Guardate qui, qui praticamente io sono totalmente coperto perché Kimpembe andrebbe facilmente a bloccare un tiro alto. Il portiere copre perfettamente il primo palo, io però vado a tirare lì perché vedo lo spiraglio, ci metto il timed verde, portiere che cade su se stesso con la solita spaccata e la palla si insacca. Comoda comoda per la rete del 3-0. Non è finita qua perché gli esempi continuano, palla all'interno dell'area di rigore per Mbappé. Ancora una volta, guardate come lo specchio di tiro si è ridotto, qui portiere che probabilmente riuscirebbe a parare un altro tipo di conclusione, o difensore che riuscirebbe a mettere il piede su una conclusione alta. Driven shot ancora una volta col verde, palla radente al palo che si insacca. Qui ancora una volta Mbappé, scoop turn stavolta per disorientare l'avversario, questo magari anche per rispondere alle domande che skill workano quest'anno, poche, tra cui la finta di tiro fatta così con i 4 skill. Salto l'avversario, ancora una volta angolo di tiro classico per il driven, vi assicuro che qui un tiro a giro per esempio il portiere lo parava, portiere che cade senza la possibilità di prendere il pallone. Quindi mi raccomando raga, è una meccanica questa che dovete imparare assolutamente. Guardate qui ancora una volta con Messi, piuttosto che calciare sul primo palo vado a prendermi questo tiro ad incrocio che va a sorprendere il portiere che cade raga, semplicemente cade, non si lancia, non si tuffa per fare la parata. Ancora una volta la palla dentro per Neymar, guardate qui addirittura sfrutto il tiro sul primo palo con un difensore praticamente davanti, palla distantissima, siamo più o meno sui 15 metri. Portiere che quest'anno non si farebbe mai sorprendere da un tiro del genere se non dal driven shot. Portiere che infatti si accascia mestamente e fa passare il pallone. Ancora una volta qui in area di rigore, cerco di lavorare bene con Mbappé. Neymar si gira, driven con il timed verde sul primo palo. Anche qua questa è una situazione che sembra quasi innocua perché c'è il portiere che copre bene la porta, il difensore davanti, quest'altro in marcatura. Però io so che con un tiro raso terra sul primo palo quest'anno ho la possibilità di segnare, quindi lo provo e effettivamente vengo premiato perché trovo il bersaglio grosso. Partita bloccata che viene sbloccata con questa conclusione. Qui ancora una volta con Neymar dal vertice, questo uguale a quello di Mbappé praticamente precedente, per farvi capire le zolle, no? Perché ci sono delle zolle nelle quali se voi andate a posizionarvi lì e fate questi determinati di tiri avete veramente un'altissima possibilità di trovare il bersaglio grosso. Quindi guardate qui, portiere che copre perfettamente la porta, driven shot con il timed finishing, portiere che cade e palla che entra in porta. Quindi penso abbiate capito quanto quest'anno questa meccanica sia veramente ritornata in maniera prepotente, molto molto forte raga, quindi mi raccomando L1,
tasto del tiro di precisione più tasto del tiro, cercate di imparare il tiro a rasoterra se volete che all'interno dell'area di rigore le vostre azioni diventino azioni da gol piuttosto che autoblock e parate miracoli del portiere. Per questo video è tutto ragazzi, vi ricordo in descrizione i soliti link giornalieri per le live sulla piattaforma Viola, i nostri partner, Instant Gaming per i FIFA Points, Pumpling, Magliette Epic, eccetera eccetera. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone al vostro Riberoschi, ciao ciao!